Siamo a Torino e stiamo per raccontarvi la città di Torino in una versione, in una prospettiva magica, come il titolo di questo libro Torino Magica, ma con uno sguardo diverso, perché tante volte è stata raccontata Torino Magica, tante volte, ma questa volta in modo sicuramente diverso, e come possono capire i nostri ascoltatori, i prossimi lettori di questo libro che è fresco di stampa, intitolato Torino Magica, pubblicato da Neri Poz, e l'autore è Vittorio Del Tufo. Buongiorno Vittorio Del Tufo. Buongiorno a te e a tutti. E benvenuto qui nel posto. Grazie. Delle parole per raccontare questo libro. Dopo aver raccontato Napoli, non poteva esserci che Torino, perché comunque c'è una liaison nella parola magica, nella parola magia per queste due città. Vittorio Del Tufo, giornalista, vive e lavora a Napoli, redattore capo del Mattino, autore della pagina settimanale L'Uovo di Virgilio, I luoghi della memoria, la memoria dei luoghi, in collaborazione con il fotografo Sergio Siano. È già stato vincitore del premio cronista della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, si è aggiudicato nel 2009 il premio Cosimo Fanzago, assegnato ogni anno a chi si adopera in favore della città. Dal suo romanzo Verrà cantando il sangue, edito dall'editore Rogiosi, è stato tratto anche un corto premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2013. Vittorio Del Tufo, anzitutto parliamo del quotidiano Il Mattino. Da dove ci stai parlando? Che cosa c'è in prima pagina oggi sul Mattino? In prima pagina oggi, come accade un po' da alcuni giorni, c'è la stretta del governo, ma naturalmente noi ci portiamo sempre un po' avanti grazie al nostro governatore, che ogni giorno ha modo di guadagnare la prima pagina del giornale. E ieri sera è arrivato un comunicato molto duro, molto pesante del governatore Di Luca, perché ha notato assembramenti in giro per la città. Evidentemente i napoletani avevano talmente tanta voglia di tornare per strada a fare jogging, visto che le nuove regole lo permettevano, che probabilmente hanno un po' esagerato, e quindi Di Luca ieri sera ha detto: o si ritorna più responsabili oppure potrei di nuovo chiudere con ordinanza questi spiragli di libertà che erano stati concessi soprattutto agli sportivi, e si ritorna al punto di partenza. Puoi immaginare che è una notizia molto popolare, perché noi ci troviamo sempre all'incrocio tra le decisioni prese dal governo a livello nazionale e poi quello che viene deciso con ordinanza regionale nei vari territori, e ha guadagnato anche ieri la prima pagina. Ed è sempre molto difficile capire quali sono, senza scendere nel dettaglio, quali sono i confini tra una cosa e l'altra, quindi credo che la parola migliore in questi giorni sia quella della collaborazione tra le istituzioni governative e le regioni, Vittorio Del Tufo. Certamente sì, probabilmente è necessario, quello che è mancato forse un maggior coordinamento tra le decisioni assunte a livello nazionale e poi declinate di volta in volta sui territori. Poi è chiaro, la mia impressione è che ogni regione si stia muovendo un po' in ordine sparso, probabilmente un po' troppo in ordine sparso, e questo crea spesso disorientamento e sconcerto tra i cittadini. Certo, perché ancora una piccola osservazione su questo, non possiamo non esimerci da questo tempo che stiamo vivendo. Probabilmente è proprio dovuto a, non dico a un'abdicazione del ruolo politico, ma forse a una timidezza del ruolo politico oggi come oggi nell'affrontare decisioni che devono essere serie, decise e a volte anche dure. Siamo coscienti, d'altra parte. Che ne dici? Assolutamente sì, c'è la necessità di affidarsi alla sapienza della comunità scientifica e quindi ai consigli degli esperti, però forse c'è anche, anzi sicuramente c'è una necessità drammatica di ripartire, soprattutto per rimettere in circolazione l'economia, in movimento l'economia, in particolare in quei territori dove c'è un bisogno disperato di ricominciare con le attività produttive, anche commerciali, altrimenti voglio dire, si passa da un'emergenza sanitaria ad un'emergenza economica, e questo probabilmente riguarda soprattutto tutto il territorio dal quale sto parlando io, cioè Napoli e la Campania. E questo non ha nulla di magico, per nulla, non ha nulla di magico, mentre adesso noi andiamo a raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, insieme con il giornalista Vittorio Del Tufo, il libro, stavo per dire il romanzo, perché come raccontato è una bella forma di romanzo, e Torino Magica. Io però vorrei partire, Vittorio Del Tufo, dall'immagine di copertina, perché quell'immagine è un piccolo, possiamo dire, è un piccolo dettaglio che racconta molto della città.
Beh, certo, è un dettaglio di Piazza Statuto, del movimento del monumento ai caduti, del Friuli di Piazza Statuto, ed è un'immagine che amo molto perché ho dedicato alcune pagine a quella piazza, a questa piazza meravigliosa e al posto che ricopre nell'immaginario simbolico della città. Quindi, insomma, sono stati molto bravi i grafici di Neri Pozza a scegliere quella immagine, ma sappiamo che le copertine di Neri Pozza sono sempre molto molto belle. Questo è un merito proprio della ricerca iconografica, che una casa editrice la copertina è, quando è parlante, rappresenta sempre quel quid del tutto necessario anche all'apertura, all'avvicinarsi al libro. Ora, per entrare a passeggiare, perché questa è anche una bella passeggiata, perché mi sono ritrovato in posti a Torino che conoscevo e in altri dove ero passato tante volte e non mi ero mai accorto di nulla, tant'è che siamo tutti un po' confusi e distratti, ma io vorrei incominciare insieme con Vittorio Del Tufo a prendere, per così dire, la macchina da presa e cominciare il racconto. Come comincia Torino Magica? Torino, esterno giorno. Un uomo al volante della sua auto percorre le strade della collina. Durante il tragitto si ferma qua e là a sbirciare nei giardini, cerca la dracena indivisa, una rara pianta esotica che potrebbe aiutarlo a venire a capo del giallo che si è impegnato a risolvere. Risalendo la collina che dalla Gran Madre conduce al Monte dei Cappuccini e poi più su fino al parco di Villa Genero, l'uomo che si chiama Mark incrocia antiche residenze ducali e reali immerse in parchi storici di ippocastani e tigli, Villa Regina, Villa Costavella, Villa Daglie, Villa Magri. Infine vede la pianta esotica troneggiare dall'alto di un giardino, accosta, scende dall'auto. Affacciandosi alle inferriate del maestoso cancello, capisce che in quella spettacolare dimora è nascosto forse quello che sta cercando. In un attimo è dentro. Scrostando l'intonaco di una parete, Mark rinviene un rozzo affresco, disegnato con tratto infantile. Mostra un bimbo con in mano un coltello insanguinato e di fianco un uomo con un'enorme ferita sul petto. Così comincia la magia di Torino, e la magia di Torino comincia da un set cinematografico. È un set cinematografico che per certi aspetti un po' ci ha sconvolti quando l'abbiamo visto la prima volta il film, ma è un essere sconvolti anche da quanto il film è profondo rosso, da quanto questo film è stato studiato nei minimi particolari, come ci racconta Vittorio Del Tufo, perché questo è un film che non è solamente un film di paura, no? Di profonda paura, ma è un film anche di profonda arte e di ricerca dell'effetto artistico. Assolutamente, c'è un'estetica curata nel dettaglio in questo film che i cui luoghi sono entrati con forza nell'immaginario collettivo degli amanti del thriller, degli amanti del cinema, ma io vorrei dire anche degli amanti delle città e delle loro geografie segrete, che poi è sempre quello che a me interessa ed entusiasma. L'oggetto del mio studio e della mia ricerca è la geografia segreta delle città. In questo caso siamo tra le quinte appunto di Profondo Rosso, in particolare di Villa Scott, che è questo edificio meraviglioso progettato nel 1902 da un ingegnere, dall'ingegnere Pietro Fenoglio, e usato appunto per alcune riprese di Profondo Rosso. Pensate che sono passati 45 anni dall'uscita di Profondo Rosso, eppure questa villa, che poi è uno dei simboli del Liberty torinese in corso Giovanni Lanza, è ancora meta di pellegrinaggio e di attenzioni quasi morbose a distanza di 45 anni. Rimaniamo sulle prime pagine, ma una cosa che mi ha fatto scaturire la voglia di andare a rivedere il film, perché quando si vede un film a volte passano molti dettagli inosservati. Quando Vittorio Del Tufo racconta una piazza di Torino che tutti quanti abbiamo visto, piazza CLN, quella piccola piazza che c'è praticamente prima di arrivare nella straordinaria e grande piazza San Carlo, ebbene, anche qui, siamo sempre in Profondo Rosso, anche qui c'è uno studio di estetica artistica straordinario, cosa che non mi ero accorto vedendo il film, e rivedendolo grazie a quanto scrive Vittorio Del Tufo ho scoperto una piazza CLN anzitutto molto più grande, ma con un set che sembrava arrivare dal quadro Nighthawks di Edward Hopper. Esatto, è ovvio che con le sue forme geometriche quasi perfette
piazza CLN sembra appartenere ad una città aliena. Il grande merito di Dario Argento è proprio quello di aver trasfigurato questa immagine, trasferendola su di un piano estetico assolutamente, assolutamente meraviglioso. Lui decise di aggiungervi un bar e nel farlo si ispirò appunto a questo celebre quadro, I Nottambuli. Così fece ricostruire un bar identico a quello che si vede nel quadro, un luogo quasi sospeso in un sogno addossato alle colonne della piazza, dove gli avventori sono però persone in carne ed ossa che però restano immobili per l'intera durata della scena. Ecco, bisognerebbe rivedere quel film per gustare nei dettagli anche le straordinarie intuizioni che ce lo hanno fatto amare e che lo rendono assolutamente attuale ancora oggi. Attraverso quel film poi, ecco, quella era una delle chiavi per entrare in una città straordinaria che io considero magica come Torino. Ci sono tante chiavi per entrare nella storia segreta, per così dire, in una città, di una città. Ci sono i miti letterari e ci sono naturalmente anche le trasfigurazioni cinematografiche. E le trasfigurazioni cinematografiche a Torino cominciano nel lontano 1896, quando l'anno dopo i fratelli avevano presentato il loro cinematograph, ecco che Torino lancia la prima proiezione pubblica, e questo è sicuramente una cosa importante che dà il respiro non solamente di un'attività che può essere considerata moderna, ma un'attività ormai molto molto, molto storica. Ma come diceva Vittorio Del Tufo, non è solamente film Torino, ma è anche letteratura, e la letteratura è anche letteratura, architettura e tante altre cose. A proposito di architettura, è chiaro, dobbiamo parlare della Mola Antonelliana, disegnata da quello straordinario architetto che ha per l'appunto creato questa sinagoga, poi diventata il museo tra l'altro del cinema, ritorna al cinema. Ma per esempio Antonelli ha creato anche quella cosa altrettanto straordinaria che quando la vedi non ti sembra vero, la fetta di polenta. Infatti stiamo parlando di quella che ancora oggi viene definita la casa più pazza del mondo. Scaccabarozzi. Esatto, la casa più pazza del mondo, e che Antonelli costruì quasi per sfida, perché aveva acquistato un piccolo lembo di terra nei dintorni di Corso San Maurizio per costruirvi la propria abitazione a poca distanza dalla grandiosa mole che egli stesso aveva costruito. Però poi si rese conto che il terreno era troppo esiguo e quindi avrebbe dovuto acquistare il terreno confinante. Poiché le trattative fallirono, decise di fare di testa sua, recuperando praticamente in altezza quello che non poteva sfruttare in larghezza, e quindi l'edificio guadagnò il soprannome fetta di polenta proprio in virtù di questa strana planimetria un po' trapezoidale e anche per il colore giallo, ed è uno insomma dei luoghi più particolari e caratteristici di quella zona di Torino. Ma non ci sono solamente i luoghi in Torino Magico, pubblicato da Neri Pozza, ci incontriamo anche le persone. Incontriamo Giuditta Dembeck, incontriamo Massimo Centini, a proposito dell'immaginario e del fantastico nella città di Torino, no? Incontriamo altri personaggi fino ad arrivare a Nostradamus per certi aspetti, Vittorio Del Tufo. Sono molto legato a questi autori e a questi studiosi attenti di miti, credenze, luoghi e personaggi della città. Ho fatto un po' con Torino lo stesso lavoro che avevo fatto con Napoli, e come hai detto tu giustamente all'inizio, in qualche modo le due città sono collegate perché hanno entrambe, no, una geografia segreta con i loro labirinti, con tantissime storie che vi sono custodite, tanti misteri legati al mito e alla leggenda. E io mi sono posto un problema, quello di scavare nel passato per rintracciare le radici del mito di Torino città magica, perché è vero che questo mito divenne passione, no? Esplose negli anni 70, quando appunto grazie allo studio di autorevoli esperti e studiosi come Massimo Centini e soprattutto come Giuditta Dembeck, però poi andando a ritroso nel tempo, per risalire
risalire alla genesi di questa narrazione bisogna andare molto indietro nel tempo e risalire chiaramente al periodo dei Savoia, addirittura al trasferimento della capitale sabauda da Chambéry a Torino, quando accaddero una serie di cose per le quali i regnanti in qualche modo decisero che Torino doveva dotarsi di una narrazione magica, di un'origine mitica, e anche questa è una cosa che l'accomuna molto a Napoli. Di un'origine mitica, tant'è vero che in questo libro ho scoperto una cosa straordinaria che tutto subito fa sorridere, ma in verità c'è comunque un'aderenza leggendaria importante, visto che hai citato i Savoia, no? I Savoia abbiano creato la leggenda della loro discendenza niente meno che degli antichi faraoni egizi, tra l'altro una mossa destinata proprio a studiata a tavolino. Assolutamente sì, i Savoia evidentemente avevano la necessità di accreditarsi tra le grandi dinastie europee, volevano diventare grandi tra i grandi, e ci sono riusciti anche grazie a questo tipo di narrazione che è legata poi al culto degli egiziani, e non a caso poi è stata scelta Torino anche come sede del Museo Egizio, quindi ci sono moltissimi collegamenti che poi ci riportano alle origini di questo mito e che i Savoia sapientemente hanno utilizzato per costruirsi questo mito di fondazione che a loro serviva appunto per accreditarsi, e che però, come dire, bene hanno fatto, perché anche grazie a loro Torino conserva, no, questo alone di leggenda, di mito, c'è qualcosa di mistico in questa costruzione che la rende ancora più affascinante. Era il 25 aprile del 1911. Un uomo esce da casa sua, esce dal portone di Corso Casale 205 e si incammina verso i boschi di Valle San Martino. Era una mattina e lascia tre lettere quest'uomo sul tavolo della cucina. Prima di lasciare le tre lettere sul tavolo della cucina, saluta i figli con una carezza più forte che mai, perché poi quell'uomo a casa non è più ritornato. Qui io racconto l'ultimo giorno di vita di Emilio Salgari, che appunto salutò i quattro figli con una carezza più forte e andò incontro al suo destino, scegliendo tra l'altro di uccidersi come avrebbero fatto gli eroi dei suoi meravigliosi delle sue meravigliose avventure, quindi Sandokan, il Corsaro Nero, personaggi dei quali lui era in qualche modo ossessionato, non riusciva più a farli morire, e disse una volta: anche se vorrei farli morire, io vorrei farli morire, ma non riesco più a farli morire, ho bisogno sempre di loro per raccontare nuove storie. Una storia drammatica, tragica, quella di Salgari, perché era spremuto come un limone dalle case editrici, costretto a scrivere pagine e pagine ogni giorno. Insomma, non è stata una vita felice. Salgari mi serviva come spunto per raccontare poi i grandi miti letterari, molti dei quali tra l'altro hanno avuto una vita drammatica e la cui vita ha avuto un epilogo drammatico. Si è sempre parlato quasi di un influsso negativo che la città di Torino avrebbe avuto sugli scrittori, ma al di là delle leggende e dei miti mi piaceva raccontare le storie, insomma ricostruire anche le biografie di questi grandi personaggi, da Calvino a Pavese, da Primo Levi allo stesso Di Amicis. Insomma, c'è un capitolo dedicato ai miti letterari di Torino, il cui titolo è Cesare perduto nella pioggia, che è un brano di una famosissima canzone di Francesco De Gregori, e parliamo di Cesare Pavese, ovviamente. Certo, e il valore letterario della città di Torino è un valore straordinario, legato anche qui, se vogliamo. È difficile dire la parola magia quando si incontra la morte, perché altra cosa, abbiamo parlato di Salgari, la morte di Pavese in un albergo in piazza Carlo Felice, Primo Levi nel 1987, era una mattina di aprile, si suicidò in corso Re Umberto 75 dove abitava. Sono tutti legate queste morti, ma non scalfiscono certamente il valore straordinario di quanto queste persone hanno dato alla letteratura. Ecco, nella prospettiva del tempo, Vittorio Del Tufo, questi autori oggi come risuonano con le loro parole in questo tempo, se vogliamo, cosiddetto sospeso?
risuonano in modo attualissimo e probabilmente ci aiutano con le loro opere a come dire, ci consegnano una visione anche un po' allucinata o trasfigurata della città. E sarebbe interessante, devo dire, questo non riguarda solo Torino, anche Napoli, guardare anche al tempo sospeso di questi giorni con gli occhi di questi grandi autori, provare ad immaginare quello che direbbero oggi Calvino, Pavese, Natalia Ginzburg, Primo Levi, se guardassero oggi questa città, queste città appunto sospese ed immobili in tempo di quarantena con i loro occhi. Devo dire che questa è stata anche questo periodo è stata anche una bella occasione per andare a rileggere questi grandi classici. C'è uno dei capitoli fra i tanti, muri inquieti, spiriti parlanti, ecco, ed è proprio questa la città di Torino, con la sua inquietudine che attraversa i muri. Basta semplicemente che noi li guardiamo e cerchiamo di dare loro ascolto, perché poi questi spiriti inquieti ci vengono incontro, ed è forse qui la magia, perché tutti quanti siamo spiriti inquieti. Non è che dobbiamo visitare Torino cercando di essere degli alieni. Visitare Torino o qualsiasi altra città significa entrare a far parte del respiro stesso della città. Ma in questo Torino possiede una caratteristica che la distingue forse da altre città, perché questi volti di pietra, no? Queste pietre che parlano, i Rosoni, i Draghi, sono collegati a Torino in una maniera apparentemente casuale, no? Sono presenti sui palazzi di Piazza San Carlo, lungo via Roma, sembrano quasi irridere ai passanti, mascheroni grotteschi che probabilmente chi cammina per le strade della città, frastornato anche dal traffico, quando c'è traffico, non in questo periodo, non ci fa neanche più caso, invece continuano a nascondere enigmi senza tempo, dai quali non si può che restare affascinati, e così all'infinito. Insomma, il Torino è una delle strade dove mi piace dire che angeli e demoni si inseguono ininterrottamente nel perimetro urbano della città, e volti diabolici che sembrano incombere minacciosi dall'alto, ma poi in realtà sono testimonianze di un'architettura meravigliosa. E il nostro obiettivo, il nostro scopo deve essere quello di farla tornare, di renderla visibile, no? Calvino parlava di città che restano invisibili agli occhi di chi non sa guardarle. Invece le città che nascono dalla sedimentazione, dall'accumulo di tante esperienze architettoniche e urbanistiche, rischiano di perdere queste tracce legate al passato e alla loro memoria. E mi piace in qualche modo andare alla ricerca di queste storie per farle tornare in superficie. E noi abbiamo cominciato questa conversazione con Vittorio Del Tuvo per Torino Magica parlando di un uomo che era per Torino e cominciava proprio dicendo Torino esterno giorno. E la fine, la chiusura di questo racconto di Torino è proprio Torino esterno notte, il contrario. C'è sempre un uomo al volante che percorre le strade della collina, però non sbircia più alla ricerca di quella pianta dal nome esotico, ma incontra qualcos'altro. E quel qualcos'altro lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori di Torino Magica, pubblicato da Neri Pozza. Prima di salutarci, Vittorio Del Tuvo, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ma ho riscoperto un libro che ho riletto in occasione della stesura di questo libro, che è La donna della domenica di Fruttero Lucentini. Sono andato a rileggermi tutti i libri di Fruttero Lucentini e sono veramente meravigliosi. È una lettura che consiglio a tutti quelli che magari oggi si cercano disperatamente delle nuove serie su Netflix o su Sky, quando ci sono dei libri deliziosi a portata di mano, non solo quelli ambientati a Torino, penso per esempio all'Enigma in luogo di mare, L'amante senza fissa dimora. Ecco, mi sono rituffato nelle meravigliose atmosfere di Fruttero Lucentini, di cui parlo molto anche nel libro. Certo, anche solamente ricordare Fruttero Lucentini con quello straordinario film, visto che siamo in un tempo di attesa, il film La donna della domenica, film del 1975, veramente meraviglioso. Sì. Grazie davvero Vittorio Del Tuvo e buon lavoro con il quotidiano Il Mattino. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.